Pronta? Pronta. Partenza! Vado. Sì, ma che entusiasmo, un po' più di convinzione. Route Grand Alps. Comunque era su questa statale qua, sia il benzinaio dove ci eravamo fermati, sia l'autovelox fisso, che però era nell'altra corsia, non so se c'era anche da questa. Comunque il limite era 80 o 90, quindi... Ah sì, me la ricordo questa funicolare, cos'è? Comunque mi piacciono un sacco i francesi, fanno delle cose bellissime. E diciamo che quantomeno, cioè due volte siamo passati, due volte che c'è l'erba tagliata, tenuta bene, o siamo molto fortunati che passiamo sempre il giorno dopo che fa manutenzione. Ma no, ma lo vedi anche nei paesi che è tutto curato. E guarda un'altra cosa, cioè il limite nelle statali è 90, non 70 come in Italia. Bellissimo. Ah, guarda, vedi il cartello? Sì. Controllo radar frequenza. Io, cioè tra Italia, Svizzera e Francia, faccio vincere la Francia. Diciamo che sono... Ah, guardalo lì. Madonna, un panigale bianco. Minchia. Allora, hanno delle strade comunque bellissime, tenute bene. I limiti sono più alti. Da mangiare sicuramente è più buono. Anche se non abbiamo assaggiato, però penso che sia più buono. Del rosti? Sì, beh, la Svizzera fa proprio cagare come mangiare. Ed è tenuto molto bene, tutto in ordine. Poi hanno la cultura dei fiori, mi sa, non so. Forse la Svizzera ha un po' di meno dei fiori. Diciamo che fa anche un po' più freddo. Sono un po' più tristi gli svizzeri. Invece guarda qua, è tutto bellissimo. Guarda, vorrei vivere in Francia. Moments later. Bene fan, siamo usciti anche da, mi sa, l'ultimo paese. Adesso non ci dovrebbe essere più praticamente niente se non la strada di montagna che porta a Lautere, che è in fondo a questa strada. Mi ricordo che l'anno scorso su sto pezzo in discesa avevamo davanti un Audi che scannava veramente di brutto. E comunque anche per essere una statale siamo a 1600 metri e siamo circondati dalle montagne. Luna, vuoi dire qualcosa? Mi scappa la pipì. Sempre contenuti molto densi di significato. Ma in Belgio parlano in francese? Sì. Comunque sono soltanto noi che non abbiamo colonizzato con la nostra lingua. In realtà l'unica cosa che abbiamo colonizzato è stata l'Africa. Che poi ce l'hanno pure portata via. Eritrea, Etiopia e Somalia. Ah sì. Adesso superiamo qua il Q3, se si riuscirà mai a superarlo. Adesso è il momento buono. Mamma la Francia. Che bella. Oh, due curve un po' tiratine, quei sorpassi ci volevano. Diciamo che la giornata oggi è iniziata decisamente meglio di come era iniziata ieri. Sì, molto. E guardate lì che montagne ci sono davanti. Comunque se devi fare la pipì cercheremo un posto per fare la pipì. Magari c'è un posto un po' isolato dietro un sasso. Ti ricordi quel tunnel dove l'anno scorso c'erano fermi quelli col camper? Che pensavamo fosse la polizia perché avevano i teli arancio. Ah sì. Flashback. No, non superare. No, infatti non supero, ho visto. Ma dici che la polizia? Mi sembra. No, forse no. No, è uno che sta facendo campeggio. Ma ti pare? Guarda. Ma ti pare? Erano due hippie che stavano facendo campeggio e hanno steso l'asciugamano sul cofano per asciugare. Infatti mi sembrava strano la polizia. Abbiamo visto un posto di blocco in tutto il giorno. End of flashback. Magari lì, tipo, se il tunnel è chiuso, potresti... C'erano gli spartitraffico in cemento, mi sembra. Ti accovacci dietro lo spartitraffico e la fai. E poi salutano tutti molto più che in Italia. Quasi tutti. Sì, è vero.
strabello. Il Galibier è quello che mi era piaciuto di più l'anno scorso, complice probabilmente anche il fatto di averlo fatto al tramonto. Si sa, al tramonto è tutto un po' più bello. Questa strada qua comunque veramente sembra una pista, cioè potrebbero chiuderla al traffico e farci le gare. Sì. Ma era così indietro il tunnel? E mi sa che è sopra là. Ah, guarda qui. E qui è l'uscita dall'altro lato. Beh, qua c'è un po' di macchine. Vediamo se l'uscita del tunnel è più isolata, c'è lo spartitraffico, mi pare. Io vado dentro nel tunnel a fare la pipì. Beh, che cazzo ti vede? Luna, secondo me è fattibile. Ma che paura. Piuttosto mi arrampico. Dove ti arrampichi? Boh. Se riesci ad andare lì sopra, secondo me non ti vede nessuno. Già che siamo qua, io la faccio. È un po' scomodo come posto. Secondo me poi il Galibier c'è gente, Moments later. Ci siamo fermati un attimo. Sosta tecnica. Guardate che spettacolo. Se non si fosse visto bene prima, mentre eravamo in movimento, ve lo faccio vedere bene adesso da fermi. More moments later. Ero davanti io, sennò non si capisce c***o nel video. Vai, passami. Siamo praticamente in vista della cima del colle. E che colle? Ci sono questi pratici tunnel per far pipì. Madonna. Che ribelli. La Madonna quanto è larga quella gomma. Sì, beh, ma quanto gli costa? Sì, ma così non è neanche bella, troppo grande. Vedi, gli svizzeri non salutano perché sono antipatici. Ma mi passi? Attenzione! Non ho mica capito che moto siano, ma hanno delle ruote gigantesche. Lasciamole andare. Attenzione, l'anno scorso non l'avevo visto. Cosa? Il ghiacciaio lì davanti, guarda che spettacolo. Ah, sì, bello. E niente, ricordiamoci per i prossimi anni che partiamo direttamente dal giorno 2. Vabbè, così almeno adesso sappiamo quale vale la pena fare e quale invece no. Luna esterno. Mamma, guarda! Luna interno. Ah, occhio che siamo arrivati. Ah. Col dell'Autere siamo arrivati. Adesso qua noi gireremo a destra per andare a fare il Col du Galibier. Qua? E quest'anno, a differenza dello scorso anno, ci ricorderemo che il passo non è dove c'è il tunnel. Beh, comunque merita. Adesso Luna aspetta che mettiamo la Insta 360 sulla testa, perché qua si merita tutte le riprese possibili nella maniera più figa possibile. Beh, comunque l'Autare è tanta roba. Soprattutto la strada che viene su. L'anno scorso a farla in discesa non l'avevo apprezzata così tanto, ma sì, a farla in salita, cioè guardate qua che roba. Pazzesco. Facciamo così e Luna si cucca la 360 in fronte. No. Ok, ci siamo. Insta 360 piazzata in testa Luna. Piacevolissima temperatura di 18.7. Però, cioè, guardate che giornata. Ci siamo? Ci siamo. Sei pronta all'emozione più grande della giornata? Accendete i motori. Guarda lì la Dunlop come l'hai chiusa. Pronta? Pronta. Partenza! Vado. Sì, ma che entusiasmo, un po' più di convinzione. Route des Grandes Alpes. Come dice il cartello, siamo di nuovo sulla Route des Grandes Alpes. Che bello, non vedevo l'ora. Luna me la... è dall'anno scorso che me la mena di tornare. Beh, il paesaggio è qualcosa di magico. Sì.
Sembra veramente di essere sulle Dolomiti, senza gli agguati però della locale. Ma mi passi, non mi passi? Ti passo e ti passo ancora. Ah, ce la siamo giocati così. Tanto 15 euro per una foto, anche no grazie. Anche no. Guarda che ti è scesa, tira la dritta. C'è lei che va all'indietro tipo... Brava. Bellissimo. Sì, infatti fammi fare una foto. Ma questi sono tutti chiusi in inverno? No, l'Autorè no. Perché è la strada che va giù. È la strada che va giù a Grenoble. Però il Galibier si è chiuso. Ciao fans, siamo in cima al Col du Galibier. Ciao fans. Luna tiene lo zaino. Però lo fa anche cadere. Sì. Perché pensava prendessi lo zaino. Sì. Invece prendevo la giacca. Sì.